fatto una cosa talmente pietosa che hanno messo in crisi proprio il sistema bancario. Mentre una volta come lei un domani ci avrà dei piccoli soldi o da parte, dove li mette lei? Non è sempre né beneficia sempre la banca di questi soldi suoi, dei risparmi suoi. Ma ci vogliamo entrare nel culto oggi di quello che cosa può essere un domani per noi? Però in Africa dove li mandiamo? I piccoli risparmiatori della Banca Etruria di Pizzoli, che hanno perso tutti i loro risparmi bruciati da obbligazioni spazzatura, lanciano l'operazione Bank Run, via dalla banca. Oggi si sono riuniti infatti in una ventina fuori la filiale di Pizzoli e poi sono entrati con un cartello al collo per chiudere i loro conti correnti con l'intenzione di trasferire i loro residui risparmi all'estero. A portare all'ennesima clamorosa protesta la mancata approvazione del decreto che avrebbe consentito un rimborso, annunciato in pompa magna proprio all'Aquila dal sottosegretario all'economia di Scelta Civica Enrico Zanetti. Pare infatti che non si trovano i 300 milioni di euro per restituire i soldi a 10.500 correntisti italiani, di cui 1.500 solo a Pizzoli, sottoscrittori di azioni e obbligazioni di cui ignoravano i rischi e che hanno perso tutto a seguito del decreto del governo per salvare, oltre a Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche e Carife. Dentro la filiale nessun momento di tensione, ma tanta rabbia e determinazione. Noi non siamo degli investitori, siamo dei risparmiatori e non sono d'accordo con il presidente di Banca d'Italia che ci ha definito degli analfabeti. Pensasse a fare il proprio compito, che fino adesso non lo ha fatto, e quindi noi pretendiamo che ci vengano restituiti i soldi. Abbiamo parlato 15 giorni fa con il sottosegretario Zanetti, il quale non è stato in grado di dirci in merito al decreto attuativo che doveva uscire quali erano i criteri, però voci che stiamo sentendo che vogliono mettere addirittura anche dei limiti di reddito è un'assurdità, perché qui dipendentemente da quello che ognuno di noi guadagna onestamente tutti i giorni abbiamo diritto a riprendere i nostri risparmi. Che noi non siamo stati informati su quello che succedeva in banca, siamo stati truffati, non siamo truffatori e rivogliamo i nostri risparmi interamente. Il sistema bancario italiano non è solido da risolvere il nostro problema. Da trovare la miseria di 300 milioni.